Benvenuti a Vallo di Nera, uno dei borghi più belli d'Italia, in provincia di Terni, nella Valnerina in Umbria. Vallo di Nera è un sogno medievale, intoccato con le sue mura dal 1217. Andremo a scoprire i suoi tesori, che sono chiese romaniche, dei luoghi sorprendenti, perché è sorprendente poterle vedere in un luogo così piccolo e così straordinario nello stesso tempo. Vallo di Nera è tutto costruito in pietra. I passaggi sono strettissimi, per cui alle automobili non è consentita la circolazione per mancanza di spazio. La chiesa francescana di Santa Maria si presenta con un bel portale gotico e un campanile turrito. L'interno sorprende per la quantità di affreschi. Qui sono ancora i campanari a suonare manualmente le campane. In questo paese monumento è possibile visitare l'Ecomuseo della Valnerina, la Casa dei Racconti, dove sono esposti una serie di racconti fantastici e della tradizione popolare, perché questo è un paese che ha tanto da raccontare. Ci troviamo nel punto più alto del colle di Vallo di Nera. Questa è la chiesa di San Giovanni Battista, una chiesa del XIII secolo romanica successivamente ricostruita. È un piacere salutarsi dal punto più alto di questo luogo che ha veramente pochi uguali nel mondo. Colpisce all'interno della chiesa di San Giovanni Battista l'affresco del catino absidale, che è una splendida opera del 1536 di Jacopo Siculo, dedicata alla morte della Madonna. La chiesa di Santa Caterina fu eretta nel 1354. Pietra, legno e mattoni parlano a Vallo di Nera, in questo paesaggio fuori dal tempo, i cui abitanti stanno lottando contro l'abbandono, vengono in mente tre parole di Dostoevskij: la bellezza salverà la terra.